Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, oggi vi spiego come risolvere le performance migliorando così le prestazioni grafiche su Fortnite, abbassando del tutto la grafica, ma non andare sulle impostazioni e abbassare da elevato a bassissimo, no? Faremo proprio un altro procedimento riguardo alla modalità di rendering. Quindi significa che una volta attivata quella modalità di rendering più l'impostazione grafica, risolveremo proprio tutto. Abbasseremo tutti gli effetti su Fortnite. Vi faccio vedere un piccolo assaggio di quello che faremo oggi. Quindi ragazzi, come potete vedere, ho migliorato la risoluzione 3D abbassando del tutto la grafica e soprattutto modificando la modalità di rendering. Fortnite è cambiato del tutto e faccio più di 100 FPS. E adesso vi mostrerò come fa. Quindi su modalità di rendering mettete prestazioni, qualità grafica, modalità finestra, schermo intero, risoluzione, dipende da voi da come giocate. Io gioco a 1920x1080 e gioco benissimo. Poi ho migliorato anche un po' la luminosità, contrasto dell'interfaccia utente e soprattutto queste sono le impostazioni della grafica, texture, distanza visuale, se mettiamo prestazioni, qualità grafica. E mi raccomando, se laggate mettete risoluzione 3D 75%. Io, visto che non ho problemi, metto 100%. Se in questi casi non si salvano quelle impostazioni sulla modalità di rendering, ragazzi, premete tasto Windows, che sarebbe tasto Start, più R, scrivete %, local, updata, %. Entrate nella cartella di Fortnite Game, questa qui, su config, Windows Client, questa impostazione del documento di tutti i dati, di tutte le impostazioni grafiche di Fortnite, e fate così: se avete solo lettura, togliete quella solo lettura, fate ok e si risolverà, e poi riaprite Fortnite. Quindi ragazzi, spero tanto di esservi stato d'aiuto e per avervi aiutato a risolvere questo errore riguardo a lag e problemi sulla modalità di rendering, sulle impostazioni grafiche su Fortnite. Ora dovresti vedere Fortnite in una maniera molto molto diversa, senza le altre impostazioni grafiche aggiuntive. Quindi se tu metti quelle prestazioni di grafica come ho messo io prima all'inizio, vedrai Fortnite così, con solo quelle impostazioni grafiche. Quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!